Ecco un breve video su come installare Ladybug di C125 sul vostro PC. Il software è compatibile sia con sistemi operativi Windows che con Mac iOS. Vediamo come scaricare il programma dal sito www.mylumens.com. Una volta caricata la pagina, clicchiamo sulla sezione Support e quindi Downloads. Si aprirà una nuova finestra del browser che ci elencherà tutti i modelli dei prodotti. Clicchiamo sull'immagine del DC125. Nella successiva finestra clicchiamo sulla sezione Software e Driver e selezioniamo la versione più recente del programma. Cliccando sull'icona del download si aprirà una finestra che ci chiederà dove salvare il file. Selezioniamo Save As e salviamo sul desktop. Una volta terminato il download, apriamo il file scaricato con un programma di decompressione. Una volta estratto il file, avviamo il setup di installazione. Selezioniamo la lingua e seguiamo i passaggi dell'installazione guidata. Clicchiamo quindi su Next e una volta terminata l'installazione attendiamo il riavvio del PC. Notiamo che è apparsa una nuova icona del programma sul desktop. Ora che abbiamo terminato l'installazione del programma, vediamo come avviene la configurazione del sistema. Connettiamo il computer al DC125 con un cavo USB. Poi non rimane altro che attaccare il PC al nostro proiettore, tramite un cavo VGA o HDMI. Abbiamo così terminato la nostra configurazione del DC125. Possiamo inoltre collegare il nostro dispositivo Lumens con una lavagna interattiva. Vediamo infine come avviare il programma sul PC. Fai doppio clic sull'icona del desktop. In base all'oggetto da inquadrare, occorre trovare la posizione appropriata della lente attraverso il collo flessibile. Torniamo all'applicazione e clicchiamo su Display Live Images. Selezioniamo la frequenza di aggiornamento del video prestando attenzione a selezionare 50 Hz. Clicchiamo su AutoTune per ottimizzare la nostra immagine. Ora sei pronto per insegnare. Visita il sito www.mylumens.com per maggiori dettagli.